Mister, peggio di così non potevate cominciare. Io so che c'è un detto, peggio non c'è mai fine. Perciò bisogna prendere atto di quello che abbiamo visto, punto e basta. Inutile stare qui. La realtà nostra in questo momento, abbiamo trovato una squadra importante che sta bene, che già, come si dice, ha già tutto l'organico a disposizione. Noi ancora dobbiamo completare una squadra, dobbiamo essere competitivi. Ma al di là del fatto che abbiamo fatto, che può mancare anche delle persone, ma abbiamo giocato male. Quello che dovevamo fare non l'abbiamo fatto, abbiamo sbagliato, no? Senza personalità, senza cattiveria, senza determinazione. Non mi è piaciuto e dobbiamo fare qualcosa di diverso. In particolare che cosa non è andato, Braglia? In particolare, tutto. Non mi è piaciuto niente, non mi è piaciuto 20 minuti del secondo tempo che si sono un po' alzati, hanno iniziato un pochino a giocare, hanno rischiato qualcosa, ma nel calcio se non rischi mai niente e ti metti sempre lì di dietro senza mai uscire, è normale, non lo so, finora non l'avevano mai fatto, anzi, ci hanno sempre cercato di giocare, oggi per la prima volta sono spariti pure, perciò speriamo che sia stato solo un episodio e che sappiamo metterci rimedio. Dove finiscono i demeriti della Juve Stabia e dove iniziano i meriti del Pescara? La verità sta sempre nel mezzo. Noi abbiamo fatto una pessima partita, loro una buona gara. Perciò hanno vinto meritatamente. Bisogna prenderne atto. Alla fine mercato deve arrivare ancora tanto dal mercato, no? Il mercato, qui è inutile, parliamo del mercato. Sappiamo benissimo che noi dobbiamo completarla questa squadra. Oggi sarà in 18. Ci saranno dei 96 dietro e in campo. Perciò nessuno vuole mettere fretta a una società, però almeno un minimo di esperienza, un minimo di cattiveria. Io quello che mi preoccupa è la poca determinazione, la poca cattiveria. Questi erano più bravi di noi, si sapeva. Allora facciamo un modo di lottare, di fare un qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto e che abbiamo visto. Il primo colpevole sono io, per carità di Dio. Io pensavo e speravo che, viste le partite precedenti, non avevano mai giocato così male, onestamente, perciò... Alla fine si è aggiunto un po' pure di nervosismo l'espulsione di Martinelli, come Martinelli ha sbagliato, punto e basta, non c'è giustificazione, ha sbagliato, a 2 minuti dalla fine, ma cosa vai? Ma dove vai? Penalizzi la squadra anche la settimana prossima. Può essere anche un po' le voci di mercato che magari hanno distratto anche Figliomeni, perché Figliomeni stasera ha giocato davvero male, così come Muro, un po' tutta la difesa. La verità la sa la società. La verità la sa la società. La società sa quello che deve fare, speriamo lo faccia alla svelta, punto e basta. Mister, per quello che valgono le statistiche, è la prima volta che Marino in 3 partite alla meglio su di lei, aveva sempre vinto lei con il suo Catanzaro contro il suo Foggia. Che gli devo fare io? Bravo, complimenti. E che gli devo fare? È beato lui. Vorrei dire che lui stasera sta bene, a me gira le balle.